Ciao a tutti, oggi vediamo queste particolari scatoline. Si tratta di scatoline in plastica trasparente, molto brillante, che possono contenere piccoli oggetti, gemme, minerali, fossili, oggetti preziosi, medaglie o tutto ciò che vogliamo tenere protetto e ben esposto. Vediamo che all'interno c'è della gomma piuma rivestita con del vellutino bianco. Le scatoline hanno gli angoli smussati, arrotondati, si chiudono molto semplicemente e si possono utilizzare con o senza il supporto di gomma piuma e velluto. Le dimensioni di queste scatoline sono 5,5 cm per 3,5 e un'altezza di 1,5 cm, mentre il feltrino è di 6 mm di altezza. Gli oggetti all'interno possono essere bloccati, fermati anche con uno spillino. Qui vediamo ad esempio un oggetto prezioso che resta in evidenza proprio per la trasparenza della scatolina. Sul nostro sito troverete queste scatoline oltre a tante altre e abbiamo anche delle offerte specifiche per chi è interessato ad esempio a più pezzi. Abbiamo un'offerta per i 10 pezzi. Ecco qui, vediamo proprio 10 scatoline. Oltre a queste scatoline trasparenti con feltrino bianco, voglio mostrarvi anche queste particolari scatolette. Sono quasi cubiche e hanno il feltrino nero. Queste hanno delle dimensioni un po' più piccole. Sono 2,8 x 2,8 il lato del quadrato della base, per un'altezza di 2,2, e anche qui c'è un feltrino composto da una gomma piuma più un vellutino nero, e queste sono molto adatte per oggetti piccoli colorati perché il vellutino nero mette molto in evidenza i colori. Anche per queste scatoline abbiamo delle offerte speciali per i 10 pezzi. Qua vediamo un dente fossile. Oppure una piccola pietra di fiume colorata. Sono proprio adatti per mettere in evidenza dei piccoli oggetti preziosi. Vediamo in queste inquadrature ravvicinate la qualità della plastica, molto luminosa e brillante. Ecco, vediamo 10 pezzi, li potete trovare sul nostro sito insieme a tanti altri articoli per le vostre collezioni. elettronicadidattica.com. Io vi saluto, vi aspetto per il prossimo video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale per restare sempre informati. Grazie a tutti, ciao, a presto!